Dopo il terzo passaggio in consiglio comunale, ieri sera è stata approvata la variante per il monastero trappista Montegiove. Qual è stato il risultato della votazione? Purtroppo si è verificato quello che noi avevamo pensato fin da tempi non sospetti, ovvero che questa maggioranza totalmente disunita, dove ci sono stati alcuni consiglieri che hanno votato a favore, qualcuno che ha votato contro e qualcuno che si è astenuto, a questa maggioranza così disunita è tornato in soccorso per l'ennesima volta il centrodestra. Perché, lo voglio ripetere, come in occasione 2 anni fa, nel 2021, del capannone Wider del Porto, che molti fanesi ancora criticano per la sua altezza, per la sua imponenza, devono sapere i fanesi che volendo la ditta è autorizzata a farlo 10 metri ancora più alto perché Giunta Seri, con i voti di Lega e astensione di Fratelli d'Italia, ha autorizzato 10 metri in più. Ieri è successa la stessa cosa. Innanzitutto non è passato l'emendamento, secondo noi giustamente, del Partito Democratico, dove tutta l'opposizione, insieme a un elemento della maggioranza, Piero Valori, che ringrazio, abbiamo votato contro, quindi non è passato. Però quando è stato ora di approvare la variante, il centro-sinistra, quindi la Giunta, ha votato in maniera disunita. Qualcuno si è astenuto, due esponenti del PD, e la Luzi ha votato contro. Noi tre del Movimento 5 Stelle coerentemente abbiamo votato contro, perché lo voglio ribadire, anche se a volte può non sembrare, l'unica forza politica che davvero fa opposizione alle scelte scellerate, passate, presenti, ma anche future di questa Giunta è il Movimento 5 Stelle. Perché ieri Lega e Fratelli d'Italia si sono astenuti. Con la loro astensione hanno permesso che passasse questa variante. La cosa clamorosa è che fra qualche mese magari nessuno si ricorderà più di questa cosa, però quando si andrà in campagna elettorale tutti si presenteranno, tutti si riempiranno la bocca della salvaguardia del territorio, del consumo zero di territorio. Beh, i fanesi devono sapere che solamente noi abbiamo votato contro, assieme alla Luzi, al consumo del territorio, non tanto per i trappisti, non abbiamo nulla in contrario contro di loro, è che su quella collina non può costruire nessuno. Lega, Fratelli d'Italia e la Giunta Seri ha dato questa possibilità.